3500 mi piace su questo video entro la mezzanotte. Se rivolete ancora una volta anche nel prossimo episodio, doppiette, triplette e capitali. Sta settimana ce l'abbiamo fatta, quindi li vedrete, ma mi raccomando, arrivo un'altra volta su sto contenuto a mezzanotte meno un minuto, aspetto i 3500 mi piace e rinnoviamo la super sfida. Dai, vai col video. E guarda storto. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Mi raccomando, mi piace, supportate i nostri contenuti, iscrivetevi e attivate la campanella. Più del 40% di voi visualizza regolarmente i video ma ancora non è iscritto. Ma che vi costa iscrivervi? Ma soprattutto, se non vi iscrivete vi complicate la vita, tanti video ve li perdete. Soprattutto su sto canale, do pubblico una volta alle 3 di pomeriggio, una volta alle 3 di notte, una volta a mezzogiorno e mezza. Ragazzi, se vi iscrivete e attivate la campanella, ogni volta che pubblico sul vostro cellulare in tempo reale vi arriva la notifica e restate sempre aggiornati, non vi perdete più niente. Cioè, abbiamo altri due canali YouTube che trovate in descrizione o compariranno qui durante il video. Sfida ai pronostici, risultati scorsa settimana, riportate anche i vostri, poi parte la nuova sfida, stessa identica cosa per l'attesissimo segna o non segna. Sei pronto? Sì. Ci siamo sfidati in Napoli-Inter e Atalanta-Juventus 1x2, primo marcatore, segna per prima, parziale e risultato esatto per entrambe le partite. Che ci hai messo in... partiamo da Atalanta-Juventus 1x2 2 no, e non è finita così. Primo marcatore, Vlahovic, Dybala, niente, segna per prima Juventus. Juventus ha segnato prima Malinowski, parziale 2, anche per me 2, ma non è finita in 2 ovviamente nel parziale. Risultato no. Esatto 1-2 anche per me, quindi qua non abbiamo azzeccato niente, nessuno dei due. 0-0. Mentre sbadigli Napoli Inter, chi ci hai messo tra 1x e 2? 1x presa. Primo marcatore Osimhen, Insigne. Ha segnato Insigne. Segna per prima Napoli. Napoli, quindi 3-1 per il momento per me. Parziale X sbagliata perché era il Napoli in vantaggio. Risultato esatto. Io 1-0, ma mi sa che tu hai preso 1-1. Quindi 4 io e 1 te. 4-1. Andiamo ad aggiornare tutto su Napoli-Inter, tra l'altro. Andiamo ad aggiornare punti totali e scontri diretti, perché da quando abbiamo cominciato tu ne hai indovinate 87 e io 77. Te ne devo recuperare 10. Ma soprattutto negli scontri diretti io ti ho battuto 8 volte e tu a me 11. Quindi sto provando con le unghie e con i denti, arrampicandomi sugli specchi, a recuperare. Vai. Detto andiamo questo, andiamo con la nuova sfida per parte questa settimana. Parte la nuova sfida. Questa settimana però c'è una piccola novità, una piccola modifica del format e magari anche la prossima settimana, chi lo sa, decideremo di fare qualche altra piccola modifica, qualche aggiustamento anche per rendere la sfida un po' più frizzante, appetitosa. Ovviamente vale anche per voi. Potete utilizzare i commenti qui sotto per partecipare a questa sfida. Allora, ci siamo sfidati in due partite, Juve Torino e Fiorentina Atalanta, ma in 1x2, gol in qualsiasi momento e non primo marcatore, segna per prima, parziale e risultato esatto per entrambe le partite. Esatto. Voglio sapere da te che ci hai messo in Juve Torino, 1x2? 1. 1 anche per me, gol in qualsiasi momento, non primo marcatore. Vlahovic. Pure io. Segna per prima. Juventus. Anche per me segna per prima la Juventus, parziale. X. 1, risultato esatto 2-1. 2-0 Juventus. Fiorentina Atalanta 1x2. X 2. Gol in qualsiasi momento. Piontek. Muriel. Segna per prima Atalanta. Atalanta anche per me. Parziale X. X anche per me, risultato esatto 2-2. 1-2, quindi ce la giochiamo e ce la scortichiamo. Vediamo chi ne indovinerà di più. Fate il vostro gioco qua sotto nei commenti e vediamo pure voi quello che vediamo. Vediamo. Segna o non segna, riportate anche i vostri risultati di scorsa settimana, mi raccomando. Sempre con un unico commento qua sotto. Tra poco parte la nuova sfida. Bene. Osimhen, scorsa settimana segna o non segna? Tu hai detto sì, io ho detto no. Non ha segnato. 1-0 per me. Edin Dzeko, segna o non segna? Entrambi abbiamo detto no. Non ha segnato, giusto? Ha segnato. Ma non ha segnato. Sì, sì, c'è. Quindi rimaniamo sul punteggio di 1-0. Muriel, segna o non segna? Entrambi abbiamo detto no. Non ha segnato. 2-1 per me. Dusan Vlahovic, segna o non segna? Entrambi abbiamo detto sì. Non ha segnato. Rimaniamo sul 2-1 per me.
che Candreva assist o non assist, tu hai detto sì, io ho detto no. La Samp non ha segnato, quindi perfetto. 3 a 1 per me, ho vinto. E c'è Provedel, gli segnano o no, gli segnano, entrambi abbiamo detto sì. E l'abbiamo presa. Quindi 4 a 2 per me in questa settimana. Aggiorniamo punti totali e scontri diretti, perché da quando abbiamo cominciato tu ne indovinate 57 e io 75 in totale, ma soprattutto negli scontri diretti tu mi hai battuto 6 volte e io sono a 16. Caro buon Fabio, se continui su questa lunghezza d'onda, tra 2 giorni ho vinto. No. Ho vinto perlomeno negli scontri diretti. Ci sto proprio rinunciando. Non devi rinunciare, ci devi riprovare, anche perché parte la nuova sfida, soldi al Fantagabbal, segna o non segna, sapete ormai come funziona, potete partecipare anche voi, video interattivo, facendo un unico commento qui sotto, vi diamo dei nomi di calciatori, dovete scegliere se segneranno o non segneranno, faranno assist o non faranno assist, oppure se gli segneranno o non gli segneranno nel caso del portiere che ho scelto questa settimana. Allora, io ti metto le probabili. Ma ti, guarda, non voglio perdere troppo tempo, ti dico subito Juventus-Torino. Per la Juventus ho scelto Vlahovic. Segna. Che ho detto? Che segna. Ho detto che segna, stavo di 1-1. Il verdetto del segna lo decidiamo adesso, prima che... Okay, perfetto. Per il Torino ho scelto il Gallo Velotti. No. Ce l'hai proprio così? Spedito? Sì. Non te la senti? No. Con Belotti in particolar modo quest'anno proprio no. Ti dico la verità, ero tentato di dire sì, ma non vorrei che lo fanno partire dalla panchina e che magari potrebbe, subentra dopo. Potrebbe essere però anche un ulteriore rischio. Un calcio di rigore, una situazione o un'altra. Se stai per in un attimo, esatto, per se un attimo però ci ho pensato. Alla fine anche io ho detto de no. Dove sta? Inter Sassuolo, Edin Dzeko. Segna o non segna? Inter Sassuolo Dzeko. Segna. Allora, l'altra volta abbiamo detto tutti e due de no e ha segnato. C'è presente? Io a sto giro ci riprovo e te li dico de no. Però non potrebbe me... anche segnare. Hai fatto tu un ragionamento buono, non ho pensato a settimana. Guarda, ho fatto tripletta. Scamacca, segna o non segna? Inter Sassuolo, gioca, l'altra volta con noi era squalificato, mo gioca, segna o non segna? Promesso sposo dell'Inter. Gli ha butta dentro? Ma te pare, per farsi riconosce subito. A San Siro poi. Per me non segna. No? Questo già so che cosa dirai. Cagliari, Napoli, Zielinski, assist o non assist? Non mi deludere. Ma sì, ma che non lo fa l'assist? Vai. Sì, lo fa, dai, sì. Io ho detto di no, perché sapevo che avresti detto di sì ed è diventata una questione di principio. Certo. Devo andarti contro. Ma no, ti immagini, avresti detto no. Ti immagini, dicevo sarei no. Rimasto un chiappetto. No, ma manco un chiappettato in realtà. Ti sto dando la possibilità, perché so io che sto in vantaggio, quindi... Sì, ma tanto... No e no, però avvantaggia me. Vabbè. Chi giocava, aspetta, Bologna-Spezia, portiere Skorupski, gli segnano o non gli segnano? Cioè lo Spezia gli fa un gol. Allora, il Bologna ultimamente non sta andando benissimo e lo Spezia di contro sta andando bene. Può essere che il Bologna è favorito, ok, ma può essere pure che un gol lo prenda lo stesso. Quindi? Secondo me c'è più probabilità che può prende gol piuttosto che quindi non sì. Prenderlo, sì. Io pure ho detto così. Doppiette, triplette. Oh, santo cielo, è vero. Ne vuoi mettere una? Non è obbligatoria, il capitano, adesso lo mettiamo e lo facciamo, è ok. Doppiette e triplette può valere anche per il doppio assist. Certo. Può valere per il doppio gol preso. Gol preso, certo, assolutamente. È ovvio. Doppiette... Prima mi devi dire se lo vuoi mettere. Sì, la doppietta la rischio, perché tanto ormai sto a perdere in maniera clamorosa, quindi tentare la fortuna non nuoce di certo. Sono deciso tra la doppietta di Dzeko e Vlahovic. Vai.
Mi rischio la doppietta di Vlahovic. Rischio invece per due a fianco, perché questo pare che l'ha indovinato. Vabbè, io non mi rischio niente. Non voglio rischiare perché ci avrei solo Vlahovic e non. Cioè, avrei dovuto dichiararlo prima, ma perché non c'avevo intenzione di farlo, quindi non te l'ho detto. Va bene. E il Dugol de Skorupski non mi sento che li prende. Ok. Detto questo, i capitani. I capitani? Allora, esatto. Un difensore centrale. Un difensore lo scegli, centrale. Lo scrivi sul foglio di qualsiasi partita, di qualsiasi squadra. Se segna, ovviamente. Prendiamo il punto. Il punto extra. Vai. Ho fatto anch'io. Prendi ci il foglio. Siamo. 3, 2, 1. No, non ci credo. Che hai scritto tu là? Io Tomori. Io ho scritto Fazio. Ma tifosi del Milan, grattatevi. Tu mi devi credere. Ho pensato Fazio pure io. Io mi sento quell'infame di Fazio fa un gol. Giusto per farci rosicare per il fatto che... Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video, ragazzi. Ciao, regà!